averti sentito. Allora, vuoi sapere qualcos'altro? Siamo in collegamento con Raffaella Rujo Tiloca, che è una poetessa attualmente residente, un po' come le barche a vela, nel porto di Trieste. No, lo dico perché stiamo per parlare di una giornata internazionale. La poesia non ha nazione, la poesia non ha lingua, la poesia è un valore internazionale. La giornata del 30 settembre, 100.000 poeti per il cambiamento. Allora, Raffaella, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Dicevo, momentaneamente parcheggiata nel porto di Trieste, ma pronta, diciamo così, a prendere fogli e penna per emigrare e portare il suo messaggio poetico in giro per il mondo. Si potrà fare idealmente il 30 settembre, questa iniziativa mondiale parteciperanno, lo voglio ricordare, 95 paesi, 600 città e 20 città italiane, mi sembra. Una ventina. Una ventina di città italiane, tra cui appunto Trieste. Tante iniziative, soprattutto laddove è possibile contaminare anche altre arti. Nel caso dell'iniziativa a Trieste si parla di musica, perché tra l'altro Raffaella è specializzata un po' nella contaminazione della poesia con la musica. Sarebbe un po' tornare alle origini della poesia, ma insomma questo è un altro discorso. Allora Raffaella, ti lascio la parola, così vediamo di iniziare a illustrare questa iniziativa del 30 settembre e poi entriamo un po' più dentro il discorso poetico, cercando di spiegare ai nostri ascoltatori perché la poesia sta riprendendo piede. Vai. La poesia riprende piede in tutto il mondo, 100.000 poeti per il cambiamento è appunto un movimento artistico planetario nato negli Stati Uniti, nel specifico in California. Questa è una manifestazione che mira a smuovere le coscienze sul ruolo che ha l'arte tutta, musica, poesia, ma anche arti figurative, e chiama a raccolta molti artisti per svolgere appunto questo ruolo di cambiamento sociale. All'inizio nasce prettamente grazie a un'iniziativa sulle pagine Facebook e poi è girata praticamente questa cosa, ha fatto il giro del mondo fino a spopolare in 720 contemporaneamente in 95 nazioni diverse. In Italia è sentito e coinvolge città come Bologna, Firenze, come Milano, come Roma, e noi siamo poeti che vogliamo dare il nostro contributo attraverso la nostra poetica, la nostra musica, per smuovere appunto queste coscienze sulla situazione mondiale. Cioè parliamo di lavoro, parliamo di pace, raccontiamo il nostro dissenso contro qualsiasi genere di violenza, anche lo stupro del pianeta da parte delle multinazionali e della guerra. Ecco perché ti faccio una domanda secca, ma in realtà diventa un po' un piccolo segnale del tuo ragionamento. Perché è il linguaggio poetico a parlare di cambiamento e non la politica? Il linguaggio politico. Il linguaggio poetico è un linguaggio creativo, si snoda in tutto il mondo e compie la sua evoluzione. Ed è un linguaggio di frattura, anche può essere anche un linguaggio di frattura rispetto a quello che è la cultura omogeneizzata, diciamo, per cui ogni poeta porterà il sé. La poesia poi è sintesi, è racconta in maniera molto tranchant, potrei dire, quindi dice e sviluppa argomenti in un tempo breve.
Dunque, siamo in una fase della poesia larga, chiamiamola così, in cui soprattutto in Italia sono molti a sentirsi poeti o, diciamo così, a misurarsi con questo linguaggio. Una fase forse necessaria, sicuramente vista bene dagli editori, nel senso che gli editori non vedono l'ora di dare così sfogo a quei poeti o a coloro che si credono poeti, perché tanto quelli alla fine diventano tutti libri a pagamento. Ma adesso, al di là di questo, questa fase larga della poesia che cosa significa secondo te? Significa che non siamo più nel Medioevo e che la scrittura non appartiene soltanto a pochi, che non... Allora, noi viviamo in un'epoca di cultura allargata in cui tutti possono leggere, hanno una forte cultura, acculturazione, chiamiamola così. Quindi c'è chi si sente poeta, c'è chi si sente scrivacchino, c'è chi si sente slammer. È una cultura la nostra in cui tutti possono accedere alla scrittura, e poi c'è il potere che decreta chi è poeta o meno. E ci sono le grandi case editrici che fanno la selezione, ma non è che fanno una selezione di qualità, soprattutto nel nostro paese fanno una selezione di clientelare quasi. Opportunismo più che opportunità. Quindi io ci andrei ben piano sul discorso lui non è bravo o meno, cioè è un paese e tutto l'Occidente ha in mano questo strumento che è la scrittura, perché ci insegnano a leggere e scrivere, cosa che ai tempi safici solo pochissime persone avevano la possibilità di esprimere il proprio pensiero e la propria parola attraverso l'arte. Pochissimi pittori, pochissimi musicisti. Siamo in un'epoca in cui, grazie alle rivoluzioni anche industriali della classe operaia, abbiamo potuto accedere alla cultura, e non mi sembra una cosa brutta, mi sembra una cosa bellissima che tutti scrivano, saranno i lettori a decidere. Certo, io sono molto d'accordo col tuo ragionamento. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, quale mi compete in questo momento in cui appunto cerco di farti un'intervista su questo tema, e cioè il patto non scritto è quello che il linguaggio poetico deve colpire, deve appunto, come il titolo della giornata del 30 settembre, portare, deve colpire gli animi, deve cambiare, per meglio, esatto, per meglio dire. Quindi non si accettano, diciamo così, poeti, poesie, poetiche che si appiattiscono troppo sul linguaggio ordinario, o che non vincono quella piccola sfida di creazione di un verso originale che in realtà è l'obiettivo di ogni poeta. No, l'unica esclusione ce l'hanno i poeti che hanno un'ideologia sessista, per esempio, o omofoba, cioè vengono esclusi i poeti che sono intolleranti, perché esiste anche tutta una poesia di estrema destra che nella nostra manifestazione non hanno nessun senso di esistere, anche perché la nostra manifestazione è per la tolleranza, per il cammino dei popoli nel mondo, non per la ghettizzazione. Hai capito? Certo. Quindi non viene escluso nessuno, perché noi non possiamo sapere se una persona ha da esprimere il proprio sentimento nei confronti della terra, non sa me decidere se lui è un bravo poeta o meno, è la gente che deve decidere se la sua parola è incisiva, se la sua musica è incisiva. Noi, tra l'altro, è una cosa molto importante da dire, non possiamo essere finanziati da associazioni, partiti politici, enti, banche. La nostra manifestazione è una manifestazione che proprio arriva spontanea e viene finanziata da noi stessi, dai poeti, dai musicisti e da chi ci ospita. E però credo che prima o poi la politica, o meglio la pubblica amministrazione, quella che amministra proprio
le città, i luoghi dovrà rendersi esclusi. Vediamo esclusi. Esatto, no, ma questo volevo dire, prima o poi dovrà accorgersi di questa realtà, di questa novità e fare in modo che sia una costante, diventi una costante nel panorama urbano, non solo urbanistico, ma dico anche culturale e sociale. Senti, mentre prepari sicuramente qualche verso tuo da poter leggere alla fine di questa intervista, io volevo farti una domanda sul tuo percorso. Tu sei di origine sarde, originaria della Sardegna, però hai scelto di vivere a Trieste. Diciamo così, avresti potuto unire questi due punti facendo la circumnavigazione del mondo e in qualche modo l'hai fatta, unendo culture che si trovano in punti abbastanza distanti, dico punti ideali, non fisici. Ecco, che cosa hai ricavato da questa contaminazione? Continuo a usare questo termine contaminazione perché penso che sia uno dei cavalli di battaglia della poesia in quanto tale. Vai. La contaminazione non c'è, io mi sento molto sarda e cioè io nasco in Sardegna, vivo la poesia orale sarda, la conosco, la pratico fin da piccolina, per cui è difficile una contaminazione, se non dal punto di vista classico, che ho amato moltissimi poeti che qua hanno vissuto. Io ho amato Joyce, ho amato Svevo e ho amato tantissimo Umberto Saba, che secondo me è uno dei capisaldi della poesia italiana. Vero. Per cui diciamo che più che una contaminazione territoriale, oserei parlare di quella contaminazione che abbiamo tutti noi poeti, ma non solo italiani, perché comunque io sono stata influenzata soprattutto da Pavese, ma anche da Bukowski, da Leonard Cohen, cioè la poesia abbraccia veramente lo scibile della terra. Contaminazioni che io spero sempre che non si vedano nella mia poesia, però di fatto noi nasciamo e abbiamo una cultura, ci muoviamo nel mondo. Non puoi farne a meno, sì. Sono stato a Trieste per lavoro, devo dire, sono rimasto folgorato da un'immagine che ancora porto con me e che dà un po' il senso di questo ragionamento. Sai che a Trieste ci sono i cantieri navali e sai da quei cantieri navali ogni tanto esce qualche nave davvero fuori misura. Mi ricordo una Sea Princess di 14 piani di altezza che poi appunto è finita per fare le crociere internazionali. Beh, per l'inaugurazione la Sea Princess era ormeggiata davanti a Piazza dell'Unità con questa prua lunghissima che entrava praticamente dentro la piazza. Beh, sicuramente è uno spettacolo di città appunto contaminata tra mare e monti e cuore dell'Europa, difficilmente reperibile in un altro posto del mondo. Sì, questo diciamo sì e no. Trieste è comunque una città molto, molto aperta per certi versi, molto aperta alla cultura e anche alle contaminazioni culturali, e è anche molto chiusa però. Per cui insomma non è, dipende da come vivi la città. Beh, forse in questi periodi di crisi e di difficoltà anche città come Trieste, che sono stati dei luoghi di scambio importantissimi proprio perché al centro dell'Europa e contemporaneamente in comunicazione diretta con il sud del mondo, in questi tempi di crisi anche queste città perdono un po' questi valori, queste capacità. Diciamo che la differenza, a me dispiace dirlo, però qui abbiamo una disoccupazione molto bassa, una percentuale bassissima di disoccupazione. La crisi c'è dappertutto, però quando tu hai delle sproporzioni a livello nazionale tra un 6% e un 60% fa la differenza. Certo. Certo. E per cui ho detto tutto, insomma. Sicuramente.
Eh sì, cioè bastano dei numeri per capire. Beh, ma forse è quello che accadde in Germania durante il periodo nazista, in cui appunto...